ora basta, pretendiamo quello che ci spetta, riconoscimento, diritti e dignità. È il grido d'allarme lanciato sabato pomeriggio dal Comitato Diritti Educatori Marche, che ha fatto sentire la propria voce per rivendicare maggiori tutele e migliorare le proprie condizioni lavorative. Sede del presidio Piazza Ammiani di Fano, in cui i rappresentanti del comitato si sono radunati insieme agli addetti del settore, con cartelli e striscioni, poiché giunti ben oltre il limite di sopportazione, dopo aver corso il rischio concreto che l'assistenza educativa non iniziasse con il nuovo anno scolastico. Il bando di concorso per gli appalti è partito molto tardi, quindi abbiamo ricevuto un messaggio il 4 di settembre che ci diceva che per questa ragione avremmo cominciato la scuola quantomeno il 20 di settembre, e questo significava per noi che avremmo perso una settimana di stipendio, quindi questo significava arrivare da un'estate molto complicata perché lavoriamo meno ore, ci sono meno cose da fare, arriviamo a settembre e tiriamo un sospiro di sollievo. Quest'anno il sospiro di sollievo ce l'hanno interrotto per una settimana, che anche i genitori dei nostri utenti hanno protestato perché questa cosa riguardava soprattutto il diritto allo studio di questi ragazzi, e quindi questa cosa è rientrata, il comune ha messo dei soldi e siamo partiti tutti insieme. La situazione è stata questa qua, si è risolta, però abbiamo avuto qualche giorno complicato da gestire. Enrico, perché avete deciso di organizzare questo presidio oggi? Che cosa chiedete? Abbiamo formato questo comitato che si chiama Comitato Diritti Educatori Marche. Portiamo in piazza le nostre rivendicazioni. Ad esempio, quando il ragazzino o la ragazzina che è assente da scuola, noi non veniamo pagati, quindi non siamo riconosciuti. Così come per chi lavora in comunità, quindi non nella scolastica, ci sono le notti passive non retribuite, quindi le notti passate a lavoro senza essere pagati. Molti che hanno i titoli per avere il D2, che sarebbe il contratto da educatore professionale, sono inquadrati diversamente in D1. Diciamo che oggi è un primo momento in cui iniziamo a prendere parola pubblicamente per dire che ci siamo, esistiamo e esigiamo un miglioramento della nostra categoria. Federico, quanti sono gli educatori in tutta la provincia? Solo a Pesaro sono un migliaio, nella città di Fano saranno quasi 200, c'è Vallefoglia con una sessantina di educatori, e Urbino ne ha una trentina, poi c'è Fermignano, Urbino e Fermignano anche di più forse. Voi i giorni scorsi avete avuto degli incontri, sono state promesse? Speriamo che vengano mantenute qui nell'ambito 6 di Fano. Stiamo intervenendo e stiamo cercando un dialogo anche con l'ambito 4 di Urbino e l'ambito 1 di Pesaro. Speriamo che ci ascoltino, perché fino adesso sono stati inascoltati nonostante le varie mail, anche i vari incontri ufficiosi. Ecco. Ci sarà una soluzione a questo problema? Si spera tanto nei sindacati, nell'intervento di loro, che si stanno iniziando a far sentire anche loro, e poi anche con i politici. Marta Ruggeri ci ha appoggiato con una mozione in regione che deve essere ancora approvata, Micaela Vitri è stata cofirmataria sua. Speriamo negli ambiti, nei comuni, che nei sindaci anche di Vallefoglia, di Pesaro e di Urbino, e negli assessori delle varie competenze, che ci ascoltino, che ci incontrino.